Forgione? Sì, eccomi qua. Allora, dai, Angelo, su Palazzo Reale volevi sparare le tue bombe. Sì, allora, Gianni, tu ben sai che io sono anni che denuncio queste situazioni. Come no, l'ho detto. Fortunatamente Paolo Chiariello è arrivato con un TG nazionale perché... Bravo, insomma, bravo Paolo Chiariello, numero uno, Paolo Chiariello, lo dobbiamo invitare qui, vai, dimmi. Io volevo dire, il vero scandalo che a me logora è da sempre che il degradato Palazzo Reale, come abbiamo detto in trasmissione prima, è proprio la sede della sovrintendenza per i beni architettonici. Allora, come dire che io, cittadino e giornalista, che da anni denuncio queste condizioni di Palazzo Reale e poi dell'intera piazza del Plebiscito, così come ha fatto l'ottimo Paolo Chiariello, sollecitiamo alla fine il medico che dovrebbe curare se stesso. Il medico si sta lasciando morire e noi facciamo pazienti che in realtà siamo quelli che subiamo questa situazione e sollecitiamo il medico a guarirsi. Ma quale credibilità io credo possa avere un'istituzione del genere? Allora, per far capire a che punto stiamo, io voglio raccontarti e raccontare a tutti i radioascoltatori un esempio che chiarisce la situazione. Quando ho denunciato la mancanza di illuminazione della piazza Plebiscito e quindi anche del Palazzo Reale, la sovrintendenza, quindi i Gizzi, sai come ha risposto? Ha detto che i monumenti andrebbero goduti nella loro illuminazione naturale, lo leggo testualmente, alla luce della luna, come insegnano le pagine del Viaggio in Italia di Goethe. Ora, detto che Goethe descrisse la suggestione di scoprire le magnifiche città italiane con la fortuna di trovarsi in coincidenza di una notte di luna piena, voglio dire, che è cosa ben diversa, il Viaggio in Italia fu scritto nel 1787, quando le città non erano illuminate. Certo. Ora, la prima illuminazione a gas, tu sai che è di Napoli ed è del 1837, cioè 50 anni dopo. Questo ti deve far capire qual è la visione della nostra sovrintendenza. La sovrintendenza, che farà anche bene il suo lavoro, sono anni che rompe le scatole a questa città impedendo tante cose che invece sarebbero importanti. I tavolini danno fastidio e questo dà fastidio, o Bubarone dà fastidio. Cioè, voglio dire, questa cosa che tu mi hai detto non mi sorprende, perché mi aspetto queste altre follie. Che vuol dire sta luna piena? Che soltanto il lupo mannaro può vedere i monumenti, insomma. Cioè, io devo aspettare 28 giorni per vedere il monumento. La visione della cosa pubblica dei nostri sovrintendenti è di 300 anni fa. Allora continuiamo noi a pensarci, dai Forgione, grazie veramente, un abbraccio. Gianni, dai questa informazione, l'ultima cosa, dai questa informazione che il CIPE ha stanziato 18 milioni di euro per il restauro dell'intero Palazzo Reale, quindi loro adesso si sentiranno un po' più tranquilli. 18 milioni di euro, perché ci devono i soldi per lui sacchetto la munnezza in un papalchigenda là, ci devono i soldi. Ciao, un abbraccio. Ciao. Va bene. Siamo stati pesanti pure nel finale, va!